Beh, il lavoro che io faccio adesso è in realtà il frutto di un lungo cammino scientifico che è cominciato in modo del tutto formale dentro l'Università Italiana prima e poi dentro un istituto di ricerca internazionale in Siria fino grosso modo agli anni 90. È stato negli anni 90 in cui mi sono reso conto che la ricerca fatta nelle stazioni sperimentali, che sono luoghi che gradualmente i ricercatori modificano per rendere gli esperimenti sempre più precisi, ma facendo così diventano sempre meno rappresentativi della realtà agricola dei contadini. Quando l'ho capito, ho cominciato a pensare che forse si sarebbero ottenuti risultati migliori trasferendo la ricerca, mantenendo lo stesso identico rigore scientifico nei campi dei contadini. In questo tipo di miglioramento genetico, che appunto si chiama miglioramento genetico partecipativo, perché ci sono due entità che collaborano, da una parte il ricercatore con il suo supporto dell'istituzione e dall'altra gli agricoltori. E fu nel 2008 che noi ci venne in mente di riscoprire un metodo, e l'idea era fondamentalmente quella di creare grandi miscugli o delle popolazioni mescolando semi di varietà diverse della stessa specie, quindi tante varietà diverse di frumento tenero mescolati insieme, si semina il miscuglio di questi semi. Ovviamente vengono dei campi che sono molto diversi da quelli che noi siamo abituati a vedere, perché lì le piante sono tutte diverse. L'idea originale era quella di dare un chilo o due chili di semi di questi miscugli agli agricoltori, e in questi due chili c'era talmente tanta diversità che gli agricoltori avevano accumulato tante di quelle conoscenze che riuscivano in qualche modo a utilizzare questo grande miscuglio. Nel 2008 ne facemmo uno di orzo, nel 2009-2010 ne facemmo uno di frumento tenero e frumento duro, nel 2010 questi miscugli arrivarono in Italia. E ci fu immediatamente un grande interesse da parte di molti agricoltori biologici. I semi di questi miscugli cominciarono a diffondersi. Quello di frumento tenero fu dato a tre agricoltori, uno in Toscana, uno nelle Puglie e uno in Sicilia. Gli agricoltori, il toscano e il siciliano, molto generosamente cominciarono a diffondere, a dare un po' di seme ad altri agricoltori. E piano piano queste popolazioni oggi sono, questi miscugli sono coltivati in tutta Italia. Nel frattempo alcune istituzioni, l'Università di Firenze, l'Università di Bologna, l'Università di Perugia, hanno cominciato anche a lavorare sui miscugli, per cui oggi abbiamo miscugli di zucchini, miscugli di pomodori, miscugli di ceci, miscugli di fagioli. L'Associazione Lucana per la Biodiversità in Basilicata sta lavorando con i fagioli rampicanti. Anche lì abbiamo cominciato a fare dei miscugli e abbiamo cominciato a cuocerli in collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Maratea. Cioè stiamo scoprendo che in realtà una metodologia ed una strategia che inizialmente era pensata per i contadini del sud che non potevano contare sull'assistenza dei ricercatori sta rivelando tutta una serie di enormi vantaggi non soltanto dal punto di vista economico perché genera reddito, non soltanto dal punto di vista agronomico perché riduce o elimina la necessità di usare prodotti chimici, ma anche dal punto di vista salutistico, perché poi questi prodotti si traducono in un vantaggio per la salute delle persone. Mm.
molti di questi agricoltori poi si scambiano informalmente questi miscugli. Quello che è interessante è che fino ad epoca recentissima tutto questo era altamente illegale. Nel 2014 la Comunità Europea ha approvato una deroga alla legge sulla uniformità delle sementi, per cui per quattro specie, l'umento, l'orzo, l'avena e il gran turco, la Comunità Europea ha approvato la registrazione e commercializzazione sperimentale di popolazioni. Questo significa che adesso seme di miscugli può essere venduto ufficialmente con tanto di cartellino. Questa deroga, che doveva terminare alla fine del 2018, è stata prorogata al 2021 e nello stesso tempo, quasi in contemporanea, è stato approvato un nuovo regolamento sull'agricoltura biologica che consente di coltivare in bio delle popolazioni. Per cui si sta aprendo tutto un nuovo mondo sementiero in cui tutta l'esperienza che noi abbiamo accumulato sulla gestione dei miscugli, anche dal punto di vista sociale e normativo, potrà essere messa a frutto e con questo regolamento del biologico potrà essere estesa a molte più specie. L'Italia che cambia, secondo me, per me potrebbe essere un'Italia agricola soprattutto che cambia. Lo scopo del lavoro che io sto facendo è quello di far riacquistare agli agricoltori il piacere di fare gli agricoltori, il che significa, nel mio caso particolare, riappropriarsi della proprietà del seme, ricominciare a rifarsi il proprio seme, perché è così che si afferma in modo preciso quella filosofia di cui parlavo prima, ad ogni terreno il proprio seme. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.